Ribenvenuti a tutti. Allora, salvo vostri commenti dall'ultimo video dove io ho posto la domanda di chiedervi, per mia sbadataggine, non sapevo che c'erano 36 giornate, quindi bisognerebbe rifare di nuovo il girone d'andata e di nuovo il girone di ritorno. Praticamente fai come il campionato scozzese, fai due volte l'andata e due volte il ritorno. Non mi chiedete, ma è anche così nella realtà, ma non mi chiedete perché, forse perché sono poche squadre. Il prossimo sicuramente saremo magari in Italia con una squadra di Serie B, se non cambierà il format e ci butteremo subito alle qualificazioni in una modalità magari di coppa con partita secca. Vedremo, vedremo. Allora, tanto ce ne passerà prima che ne faccio un altro. E comunque, cosa dirvi qui se vinciamo questa partita? E chiudiamo questo campionato con le 18 giornate. Basta che lo Young Boys perda e noi vinciamo. Rimangono 12 punti da prendere. Lo Young Boys rimarrebbe a 18, salvo che non vinca Loserna. Bisogna vedere, e anche il Basilea. È ancora un po' presto per fare calcoli, secondo me. Comunque, ragazzi, adesso affrontiamo Saint Gallen, che insomma non. Si è ripreso un po' bene, dobbiamo stare molto molto attenti. Andiamo subito a farci le formazioni, non perdiamo tempo. Direi che sì, potremmo. Sì, Okita, guardate dove me l'ha messo. Ah, per carità. E mettiamo. Vabbè, Guerrero potremmo dargli un turno di riposo. Mi direi magari di andare così, cosa ne dite? Io direi, mamma mia, ma quanti difensori centrali c'ha sta squadra, madonna, esagerato però. Madonna, proprio si vede che proprio il calciomercato queste squadre non lo sanno proprio fare. Questo è un giocatore interessante che io metterei addirittura qui, lo proverei come seconda punta. Però Avigiai c'ha un buon tiro, quindi dai, lasciamolo, dai, facciamo i cretini. Il signorino qui però, ragazzi, io lo vorrei portare in panchina e lo portiamo al posto di. Al posto di, al posto di, al posto di. Marchesano, dai. Ok, tutto pronto. Andiamo a giocarci questa probabile quasi certezza di partecipare alle qualificazioni all'Europeo per club, se non si decide di rifare. Quindi rifare, considerate che cos'è, una settimana che ho iniziato, fa una settimana domani se non sbaglio, o due, forse 15 giorni con domani, sì, 15 giorni, 15 giorni abbiamo già fatto, con domani arriveremo insomma a 14 gare, quindi 14 gare in 14 giorni, la media di una gara al giorno. Vorrebbe dire arrivare a 36, vorrebbe dire. Madonna, sarebbero ancora tanti i giorni. No, io propongo di chiuderlo qui con 18 giornate e basta, facciamo finta di niente, lo chiudiamo così. Ma anche fossi stato fuori dall'Europa, fuori dalle probabili qualificazioni, dalle probabili qualificazioni alle qualificazioni dell'Europeo per club. Quindi direi che va bene così. Io direi, poi vedete voi, sappiate solo cosa dirmi entro domani mattina, se qualcuno vuole commentarlo, se ancora andare avanti con 36 giornate o se chiuderla a 18. Boh, andiamo in campo. Abbiamo già perso troppo tempo. A parte che stasera vado a lavorare più tardi, perciò stasera facciamo solo 2 ore. Dalle 6 alle 8. Che palle. Vabbè, meglio che stare a casa. Siamo pronti e quindi tutto pronto in casa del Saint Gallen, una squadra da non sottovalutare in queste ultime giornate. E si parte. Giocato fin qui un campionato, Saint Gallen non male. Quindi proverà ad arrivare almeno quarto in classifica, ma la vedo davvero dura. William Mont, Lon Moz. Attenzione al cross in area, punta l'avversario, mette lì il pallone e poi noi andiamo subito a sbagliare il primo passaggio della gara.
Attenzione, attenzione qui, mangia bene che non tirano. C'è il gol clamoroso, e c'è il gol clamoroso del Sangalè con Dumbazi. Già all'andata ci ha segnato questo signore qua. E quindi, attenzione, Kita Zemaili, palla verso Avigliai. Il pallone è per Schoenemans. 1-0, incredibile, non ci credo. Palla appoggiata, ancora in avanti. Però sbagliamo troppo. E allora Guindo, palla in lunga linea. C'è Kerlen. Sporcato il passaggio di Kerlen. Recuperiamo noi la palla. Metz, Ketic. Il pallone lungo per Schoenemans, defilato Krasniqi, sbaglia tutto, gli ritorna la palla col culo. Avidai, ancora Zemaili, sbaglia anche lui, recupera Sangallen. Sembra rigenerato rispetto all'andata, sicuramente una squadra che proverà fino alla fine. Attenzione, e qui c'è calcio di punizione. Proverà, dicevo, fino alla fine a rendere la vita difficile a tutti. Guardate qua, mamma mia, che spallata. Calcio di punizione e attenzione a un possibile 2-0. Quintilla, parte Quintilla e c'è il gol. Incredibile. Io non so se anche il signor Antani è così, ma da quando ho messo questa patch nel lontano ormai 2021-2020 su questo gioco, ogni punizione, la maggior parte delle volte, è gol. Io non riesco, non so come fare a contrastarle, ditemelo voi. Non riesco a capire. Zemaili, incredibile. Pallone lungo, 2-0. La palla ancora verso Kita, controllato da Valicci. Pallone deviato. Calcio, rimessa laterale. E quindi si ripropone ancora Adigai. Pallone lungo da questa parte per Krasniqi. Krasniqi che va a prendere il posto verso Kita, cerca di girarsi Kita. La palla ancora Krasniqi, parte questo tiro deviato. E poi non si fida. Il portiere poteva anche bloccarla, ma molto probabilmente ha girato stranamente il pallone. E allora Vidai adesso, Vidai si rigira, consegna la palla a Omitaic. Pallone in mezzo, Mallica lo va a deviare. Guindo, guardate, queste partite quando la CPU gioca così è perché perdi, sicuro, non riesci a prendere un pallone e perdi. Ormai ci ho fatto il callo con questo gioco, però resta sempre un gran gioco, sicuramente migliore dei FIFA e degli FC che stanno facendo. Palla Kersman. FC sto giocando, sto facendo un campionato, ma ragazzi, una fatica con quel gioco, incredibile. Io non so come fanno a fare queste porcherie così. La palla adesso in mezzo consegnata, il tocco sotto e c'è il 2-1, e c'è il 2-1, attenzione, ritorniamo in corsa. Ritorniamo in corsa, ritorniamo in corsa, non c'è motivo di allarmarsi, ritorniamo in corsa. Bene. Attenzione adesso. E la palla ancora giocata sul 2-1, siamo al 30esimo e quindi ancora il pallone. Carlsen va a mettere in mezzo, bravissimi a respingerla. Ancora Guindo, il pallone. Carlen, bravo qua Gonde. Poi Zemaili, il pallone ancora da questa parte, Avidai consegna la palla, bellissima, vediamo, riusciamo a tenerla in campo, c'è Okita libero, subito servito, Okita che controlla, Okita, non c'è spazio per darla in mezzo alla Krasnaya. E niente, non riusciamo a prendergliela. E poi in difficoltà Sangallen mette la palla in rimessa laterale. Schoenemans, bello il pallone toccato qua,
Palla ancora sulle mani, ancora il tocco sbagliato, mamma mia, che errori. Ndombasi si prova ad andare a pressare, niente, escono bene, escono da grande squadra, mamma mia. O hanno cambiato qualche giocatore, modo di giocare, può darsi, eh. Pallone adesso, proviamo questo lancio lungo, mamma mia. Poi ancora interviene Zemaili, andiamo con Conde, bisogna ragionare. Avidai sbaglia tutto, poi Okita si trova il pallone nei piedi, prova a tirare, niente, ribattuto. Siamo ormai al 42esimo, sta per scadere il primo tempo di questa giornata, che dirà molte cose se finisce così, ma molte cose. Pallone in mezzo, ehi, ciao. Ancora la palla per Quintilla. Pallone a Kellen. Kellen ancora a Guido. Palla lunga. Attenzione. Kellen ferma tutto e allora si ripropone. E finisce il primo tempo 1-2-1. Andiamo subito in campo così, dai. Si riparte con Zemaili, pallone affidato ancora a Selnas sulla fascia per Krasniqi, palla verso Okita nel buco. C'è ancora Okita, viene ignorato, mamma mia. Ancora 2-1, siamo 50esimo già, eh. Davvero difficile questa partita, non pensavo, invece davvero davvero difficile la scivolata e c'è rimessa laterale. Possesso palla, diciamo che è uguale. Attenzione qui a Ndombasi. Dobbiamo prenderla, dobbiamo alzarci, bravo Zemaili, serve subito Okita ma viene anticipato e allora riparte il San Gallen. Ancora Jakovic, è fermato Jakovic, bravissimi. Allora Okita, il pallone in mezzo, niente da fare, ancora troppo presto, senza guardare non vai da nessuna parte. Gortler, palla in mezzo, Katic, pallone ancora girato da questa parte per Zemaili, non è a Conde, Conde, il tocco qui per Vinacchio, Vinacchio, carica questo tiro, la parata, mamma mia, sensazionale in calcio d'angolo, sbatte le mani giustamente perché porca miseria ragazzi, che sfiga. Linea laterale, gran portiere comunque, Conde, 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 la palla scaricata in mezzo, Zemaili, e c'è il palo, Madonna Santa, il palo, incredibile, palo di Zemaili. Si ricomincia con Volic, Jakovic. Tanti stranieri in questo Senegal, non sono tutti svizzeri chiaramente. Attenzione, la palla giù lunga, ferma tutto, ferma tutto. Pallone in mezzo, ancora Kratic, mette in avanti, adesso Zemaliek che può andare. La palla affidato a gran lancio, ma è troppo lunga forse. Attenzione qua che pasticciano, prendigliela. Mamma mia, la porta era libera la porta. Okita, 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 Okita. Parte tiro la parata. Mamma mia. Niente da fare. Comunque sono propenso per finire con 18 giornate, ragazzi, ve lo dico, perché fare di nuovo andata, di nuovo ritorno, vengono sommati i punti, continua la classifica normale, però cazzo, diventa epico. Sapevo una cosa così, facevo un campionato normale.
Allora ancora in mezzo, attenzione. No, e dai. È davvero difficile la situazione, anche perché guardate come stanno giocando. Attenzione, parte il tiro. Zemaili, la palla rimane lì. No, mamma mia. Oh, ci alziamo. Pallone ancora. Oh, Conde. Conde, Conde, eccolo qua, Vinic, Vinic, e c'è il pareggio, gran gol, 2-2, 2-2, mamma mia, che fatica ragazzi con queste squadre, però è più bello quando vinci con queste, mamma mia, grandissimo gol, un contropiede fulminante, e Vinic va a pareggiare la partita. E direi che è un 2-2 che può portare davvero già la gloria. Si vedrà cosa ha fatto Basilea e altre squadre anche chiaramente. Ma attenzione perché la partita non è finita. Ah, brutto fallo. Il tiro e l'angolo. Regola del vantaggio. Palla in angolo, verrà ammonito. E difatti. Brutta l'entrata. Eh sì. Calcio d'angolo. Colpo di testa a liberare. Attenzione. Pallone in mezzo. Conde, niente. Oh, non riusciamo a uscire da qua, eh. Occhio, occhio, ferma tutto. C'è calcio di punizione. Calcio di punizione. 2-2. È ancora girato da questa parte. Quindi. Niente, Okita ha sempre ignorato, eh. Occhio, dove cazzo vai? Esci! Mamma mia! Il rilancio lunghissimo del nostro portiere. Qui però. Mamma mia, loro sono bravi dietro, porca vacca. Giocano bene, giocano bene. Ancora. Attenzione, questo pallone Metz ci arriva col contagocce, mamma mia. Buttala via, buttala via. Grande intuizione, ma sono bravi loro a chiudere. 2 minuti di recupero, attenzione che possiamo ancora perderla. La Master League insegna nei minuti finali, vero ragazzi? Andiamo avanti, dai, finisce così, 2-2, un'altra giornata buttata al vento, potevamo averla matematica, ma è andata bene che siamo riusciti ancora a pareggiarla, ve lo dico io. Ok, Sengallen e Zurigo 2-2, Losanna e Grasshopper 2-2, vince il Servette, quindi lo Young Boys perde, attenzione, perde anche il Basilea, attenzione, 1-0 con Lugano, vince Sion. La classifica, Zurigo 27 punti, quasi matematico, se vincevamo era matematico, se finiamo con le 18 giornate. Zurigo 27, Sion 23 insieme a Servette, Losanna 20, Young Boys 18, Luzerno 17, Sangallen e Basilea 16 punti, nulla, nulla da buttare, Lugano 13, Grasshopper 12 punti ragazzi, quindi. Prossima giornata sarà la numero 15, quindi ne mancheranno poi 3 dopo questa, quindi se vinciamo la prossima andiamo a 30 e se vince lo Young Boys non ci può più raggiungere perché anche vincesse Luserna
C'è poi 9 punti solo da prendere, a noi basterebbe fare un pareggio sullo Young Boys con 9 punti in 3 partite. Quindi direi che dobbiamo vincere la prossima partita, che non sarà assolutamente facile perché abbiamo il Lugano. E il Lugano è in piena corsa per assicurarsi ancora una speranza, ma direi che possiamo anche batterlo. Si vedrà. Ok ragazzi, allora io vi dico che se finiremo... Diciamo che domani, sai, finiremo domenica. Tutto andando bene, domenica lo finiamo. Perché faremo due partite domani, due partite domenica. Quindi, se poi arriva la matematica a certezza, allora lì è un altro discorso. La finale, non so qui quando si giocherà. Ah, intanto sarà Basilea Grasshopper, vabbè, la semifinale. L'altra sì, l'abbiamo già vista 50 volte. Young Boys e Luserna San Giovanni. Vedremo la finale come sarà e quale sarà. Io direi ragazzi di salutarci qua e vi do appuntamento domani con la partita decisiva, direi ormai, contro il Lugano. Ciao a tutti.